Ho visto, guarda dove sono. Non ho andato nella direzione giusta, avevo capito bene il posto allora, dai. Hai visto dove sono? Eccolo il grifone. Eccolo! Grado B. Urkokan, questo mi sa che è pesante, da battere. Non sarà semplice. Conciatore dovrà aspettare. Korgal, veloce. È 28! Questo se mi colpisce mi fa male. A me è bello. Avanti. Fuoco e fiamme. Vai, vai! Ci hai provato. No. Vai. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Yes. Sei già di ritorno, Lord Rosfield? Mi commuove vederti cercare la mia compagnia. Non cerco la tua compagnia. Quello che cerco è il tuo consiglio. Che seduttore. Di cosa si tratta, dunque? Il Regno di Ferro. Che cosa devo aspettarmi? Deduco che ti stai preparando a salpare per Soffio di Drago. Ti interessa il cristallo madre che sorge dal mar ribollente? C'era un tempo in cui ai veri rosariani serviva soltanto sfidare le maree per raggiungerlo. Ma poi sono entrati in gioco i Sangue Ferreo. Un altro pezzo di storia. Sentiamo la lezione.
Come sai, il Regno di Ferro governa le isole a ovest di Ciclonia. Grande Rodrigo. O meglio, è la sua chiesa a farlo. Ma non si tratta dell'approccio pragmatico della religione di Stato usata dal Sacro Impero per manipolare le masse. No, il Regno di Ferro è l'incarnazione stessa dell'ortodossia dei cristalli. Quindi, se si vuole comprendere, si deve iniziare da lì. Come implica il nome, l'ortodossia considera sacri i cristalli madre e non vede di buon occhio che dei pagani saccheggino i loro oggetti di culto per riempire tinozze e accendere lampade con frivole manifestazioni di magia. Invece, per i fedeli, l'etere è una cosa peccaminosa, una sorta di veleno. Un dominante è considerato uno strumento del male, nonostante si siano dimostrati felici di usarli contro i loro nemici. Circa 80 anni fa, nella Ciclonia settentrionale, crollò l'occhio di drago. Poco dopo, in cerca di etere e con la piaga alle proprie spalle, i territori settentrionali piombarono su... Ciao Rodrigo, buon riposo. Alla prossima. Quando gli scudi della fiamma marciarono per respingerli, il Regno di Ferro vide un'opportunità. Pochi giorni dopo, i crociati sbarcarono sull'isola del Monte Drustanus, sede del Soffio di Drago, e non fecero altro che strapparlo al ducato. Rosaria provò a reclamarlo, naturalmente, ma senza successo. Da quando sei in vita, solo pochi uomini del ducato hanno messo piede sulle sue coste. E dubito lo faranno sotto la gestione dell'impero. Per cui i Sangue Ferreo si terranno l'isola, e con essa il punto d'appoggio che serve a marciare sul continente, in attesa che se ne presenti la prima occasione. Hai capito? Per i Sangue Ferreo il cristallo madre è un oggetto di venerazione, nonché il loro accesso al continente, il che rende Drustanus il più sacro dei luoghi sacri, dal quale un giorno la crociata dell'ortodossia salperà per reclamare i cristalli madre rimasti o morire provandoci. Mio padre e prima mio nonno combatterono coi Sangue Ferreo per controllare Soffio di Drago. Se a Porta Fenice fosse andata diversamente, avremmo inviato la nostra intera flotta. Ma purtroppo hanno inviato loro la flotta a Rosaria, saccheggiato la capitale, ucciso gli uomini e catturato le donne, compresa Jill. Saresti giustificato se fossi in cerca di un po' di vendetta, Clive. Voglio solo distruggere il cristallo madre, ma... grazie lo stesso. Non mi resta molto da fare. Vediamo se Jill è pronta. Andiamo a vedere se Jill è pronta. Presto finirà. Sei pronta? Questa sembra quasi che abbia perso... tre balls! Sì, mi sta piacendo. Mi sta piacendo, tre balls. Col tuo passato. Le missioni secondarie sono un po'... Soffio di Drago. Però tutto sommato sì. No. Pensavo a Imran, il leader degli ortodossi dei cristalli. L'uomo che mi ha costretto a fare quelle cose orribili. Io lo ucciderò. Devo farlo per lasciarmi il passato alle spalle. Mi serve per andare avanti. Sì. Le missioni secondarie ti danno più... E so che posso farcela. Ti chiariscono più un po' il modo di pensare dell'intera storia. Di come vengono sempre trattati i portatori del marchio, i dominanti. Di come la situazione sia brutta e pesante. Dai. E Sid ci guarderà. Sarà orgoglioso di noi. Anche se da dieta ci avrei messo qualche dungeon all'interno, sai, un po' più... Teletrasportiamoci. Un dungeon, sai, dove trovare qualcosa di più prezioso. Però ti aiutano a comprendere meglio il peso che portano i portatori e i dominatori.
Ciao Trebols, alla prossima. Buona serata. Bel trucco. Congelare e sciogliere gli spruzzi per la nebbia. Come fai a usare così i tuoi poteri? Veramente non sono io. Mi obbligavano a farlo quando navigavano i crociati, in modo da nascondere i movimenti della flotta dai nemici. Sto bene. No, non è vero. Potrebbe essere l'occasione per tornare indietro. L'unica occasione di sistemare le cose. Io devo farlo. A qualunque costo. D'accordo. C'è qualcosa che non va. Eccolo là. Il cristallo madre del regno di ferro. Ullala. Cristallo di fuoco. Così la butto lì. Soffio di drago. Se non si chiamava soffio di drago. Correnti forti, rocce affilate e il flusso di etere. Ricordiamocelo. Quest'isola è una fortezza naturale. Sì. E la sicurezza porta alla noncuranza, consentendo a una singola barca di passare inosservata. Il santuario è dentro la montagna. Se seguiamo la vecchia strada, bello, dovremo riuscire a entrare dal retro. Bene. Andiamo. Fuoco e ghiaccio. Le cronache del fuoco, del ghiaccio e del fuoco. Ho sempre pensato di tornare qui. Ricorda qualcosa? A reclamare. Hai ragione. Roccia del drago. L'isola apparteneva a Rosaria, vero? Sì, vabbè, una volta. Ma è passata in mano ai Sangueferreo da molto tempo. Come me. Per 13 anni la roccia è stata casa mia. Fammi sentire il discorso. Conosco molto bene i suoi segreti. Ok. Questa via è stata abbandonata dopo l'uscita di un flusso di etere. Non è sorvegliata. Quindi è una scorciatoia perfetta. Ok, siamo sulla... Vediamo subito nella mappa come si chiama, così ci togliamo tutto il dubbio. Allora, noi ora ci troviamo a Soffio di Drago. In un altro gioco, in un'altra serie TV, si sarebbe chiamata Roccia del Drago, ma va bene così, ok? Allora... Andiamo, vediamo un pochettino che cosa i nostri amici dovranno affrontare su questa landa desolata. Andiamo, seguiamo queste freccette senza le quali non avrei mai capito che dovevo andare di qua. Il flusso si è diffuso, la situazione non era così grave. L'unico modo di sopravvivere. Facciamo un attimo così, così. Così le uccidiamo subito. Così ci diamo pure un bel fulmine lì. Vieni qua. Ora basta. Oh, che ho caricato. Ha fatto la puzzetta praticamente. Qualcosa mi dice che debba andare dove c'è questo puntino. Poi devo premere R2 perché la porta è grande. A breve dovrebbe arrivarmi il caffè. Ah, ah. Qua c'è un terremoto. Capita molto spesso, non era neanche forte. Nulla di allarmante. Bene, bene. Siamo contenti che tu stia così tranquilla. Oh, ah, ho sbagliato. È finita. Ah, bella, sto potere del fulmine mi sta piacendo. Signori, mega combattimento. Siamo pronti? 3, 2, 1, lo scatafascio. No.
Vai con l'Ifrit! Potere dell'Ifrit! No! Perché sei passato da quello? Dobbiamo attaccare il mostro gigante! A fan bagno! Oh! Va a fan bagno! Vai! Crepa! Tax! Tax! Stinged! Stinged! Scaravento di fulmini! 7! Tutto quello che c'ho! Vai! Colpisci! Schiatta! Vai! Vai! Prendi! Così! Vai! Vai! Così! Guarda! Come alla Ken il guerriero! Ti è piaciuta sta schivata, eh? Di che non te l'aspettavi, su! E t'ho sconfitto, yes! Yeah! Hopla! Hopla, hopla, è contento anche il nostro Clive che parteciperà a Secret. Ok, allora, che c'è qualcuno qua, no? Ah, bello trovare un tesoro così per strada. Si trovassero anche qui giù? Soffio del vento. Oh, attenzione. Ah, avevo mollato R2, perdonatemi. All'altro pad l'ho caricato, sì, l'ho caricato. Ok. Una piccola pozzanghera. Guarda questo posto. Che disastro. Ma quel nido lì al centro di che animale è? A me sembra un nido quello lì al centro della piazzetta. Aspetta. Dell'acquitrino. Se n'è accorto pure lo Clive finalmente. Ecco cazzo. Che è? Ullalalala. Boss fight, signori. Si è trasformato. Ah, si è trasformato. Per uno scudo di Rosaria. Ah, andiamo, signori. Proprio come ai vecchi tempi. Sta lontana dalle sue facce. Credi. Ah, concentriamoci su quest'altro. Oh. Che schifo. Sono d'accordo. Ha buttato la puzzetta. Ok. Oh, sto per morire, sono morto, me ne sono accorto troppo tardi, che stavo morendo. Ok, non posso fare tutti questi attacchi uno dopo l'altro contro il mostro. Ho voluto esagerare. Ho voluto fare lo sborone. È quello che succede a tutti i sboroni. E quelli di morire miseramente. Ah! M'ha colpito, urco can. Ok, allora dobbiamo pensare bene a quello che dobbiamo fare, tipo così magari. Ok, poi tipo così. Ok, già molto meglio rispetto a prima. Ok, così. Oddio, schivo un po' male però, eh. Oh. A
me, bello. Dove è andato? Urco caldo. Wow, per un pelo. Ma come fanno a saltare? Ok. Non hanno delle radici. Oh, fiamme. Oh, via, via, via. Aia. Ah, è scappato. Ok. Oh, questo mi dovrebbe aver dato un bel po' di XP probabilmente. Speriamo. Proseguiamo. Ma non sarà lo scontro più difficile. Sicuramente non sarà lo scontro più difficile della serata. E si vince! Yes! Fa caldo qui, eh?